Arrivano, Ma ti, possiamo? Ti si litigano? Hai scelto tu dove giocare? Sì, no, io ho scelto sì. Anche se lui è il mio amico da tanto tempo, però no, non ho avuto dubbi. Francesco tutta la vita, giustamente. E quindi farò parte della squadra di Francesco. È un passaggio funzionale, possiamo dire così, anche alla creazione ormai vicina di questa federazione, di Legends, Vecchie Glorie, insomma, è un marchio importante questo, grandi ex giocatori, insomma, che continuano, no? A lavorare per il calcio. Beh, ognuno deve fare il suo, diciamo che l'hanno inventato e noi ci siamo adattati, perché il calcio è la nostra passione, è comunque diversa dal calcio a 11, dal calcio a 8, dal calcio a 5, si gioca con le sponde, è molto piacevole, noi ci mettiamo tutta la passione, tutto il cuore, magari non è la stessa, diciamo, euforia e quello che potevamo dare quando eravamo più giovani a 11 con 60.000 persone, però la passione e l'amore che ci mettiamo ogni volta che scendiamo, anche con un po' di pancia e un po' più di testa, però è sempre un grande piacere, quindi hanno inventato questo gioco dove si divertiamo molto. Sì. La tua Roma è... No, io non mi preoccupo, signora. Sono si ripassa la presenza, giustamente, qui e ora. Soprattutto al futuro di De Rossi, come lo vedi? No, ma il come futuro... Come lo Il futuro è importante, secondo me, oggi, è definire la stagione bene, arrivare in Champions League. Quello è l'obiettivo di De Rossi e di tutta la squadra. E quindi non mi piace parlare del passato, ma neanche del futuro. Quello è importante veramente, mancano 7 partite, quelle sono fondamentali. Dopo Daniele è un ragazzo, un capitale, un intelligente, e quindi non è il momento di parlare di quello che farà. Tanto queste 7 partite, poi ci sarà gente al suo fianco per trovare la soluzione migliore. Quindi io oggi non penso al futuro di Deus, penso alla Roma e a Daniele, quello che può dare a questa Roma. Tu conosci bene Francesco, può essere lui l'uomo anche del rilancio di questa Roma? Vediamo quello che ho detto un po' di giorni fa, Francesco andrebbe bene con tutti e è un peccato non utilizzarlo, non lo so adesso. Lui sono un anno e mezzo, giustamente anche lui non è facile a riprendere dopo tutto quello che ha fatto per la Roma e calcio, quindi anche lui adesso si sta trovando meglio con il suo ruolo da ben definire, però quello non lo so tra di loro come sono rimasta, però Francesco è un patrimonio del calcio, quindi come lui vede il giocatore e il calcio, sicuramente ci sono pochi al mondo come lo vede. Bisogna trovare il modo giusto, il momento giusto, anche lui se si trova pronto per cogliere l'opportunità di far crescere tutti insieme questi ragazzi.